Allora, ragazzi, la community di YouTube non esiste. Chi ha detto questa cosa? L'ha detto Shooter Ezio in un'intervista. Ha detto altre cose in quell'intervista che sarebbero degne di approfondimento, e spero che quando andrà a Sequenza 02 gli si facciano domande anche un po' scomode, sperando che risponda e non svi il discorso. Però io mi voglio centrare proprio su questa prima cosa che lui ha detto, cioè che la community di YouTube non esiste. Volevo dire due cose semplicissime. È una cosa palesemente non vera, ma non che Shooter Ezio sia un bugiardo, semplicemente Shooter Ezio ha dato un parere sulla base della sua conoscenza di YouTube, che secondo me è a un livello bassissimo. Chi non conosce, chi non interagisce con la community, ovvio che non la conosca, ma non interagire con la community di YouTube, non averne la voglia, non fa sì che questa non esista. È palese il fatto che attraverso anche le connessioni di social network la gente collabori per video, continui a collaborare, sempre fatto, si scambi pareri, si scambi opinioni, nascono delle conoscenze che poi si trasportano alcune volte anche nella vita reale. Quindi una community c'è. Non è detto che la community debba essere la community degli unicorni, dove tutti quanti vanno d'accordo. La community è bella perché riproduce proprio una comunità virtuale dove ci sono antipatie, simpatie, diciamo, opinioni neutre, no? Oggettive su altre persone, su altri youtuber, su personaggi. Magari non è fatta assolutamente una community di persone, ma più una community di personaggi. Certo che dietro il semplice canale YouTube, quando poi vai, diciamo, a fare discorsi più ampi in privato sugli altri social network, questi personaggi, diciamo, che acquistano una maggiore dignità che quella di persone. Ma Shooter Ezio afferma una cosa chiara, che la community non esiste, ripeto, è falso. Allora ho detto, ma perché Shooter Ezio dice una cosa del genere? Andiamo a vedere i suoi feed. Ricordo a tutti che Shooter Ezio a ogni suo video dice cliccate mi piace per aiutare il mio progetto, condividete, no? Tutte queste cose che sono belle, però poi vado a vedere i feed e vedo che in un mese avrà messo mi piace a soli 4 video. Gli altri mi piace sono solo per i suoi video, per metterli in evidenza, commenti solo i suoi video e a qualcuno ogni tanto, in 4 mesi, cioè ripeto, in un mese 4 video saranno stati degni del mi piace di Shooter Ezio e del suo commento. Non accetta quasi mai video di risposta, anzi non accetta mai video di risposta che abbiamo visto, se non video che parlino di lui, eccetera eccetera, forse per non fare pubblicità ad altri, ma questo è giusto. È un modo di vedere YouTube in modo di dire, io penso al mio progetto, io voglio che il mio progetto significhi qualcosa che porti a me ad raggiungere certi risultati e quindi mi comporto in questo modo. Quindi io non sto parlando se di questo comportamento positivo o negativo, ma dire che non c'è una community quando tu sei il primo che se ne infischia perché è evidente che non puoi vedere solo 4 video al mese, oppure se è così non sai dell'esistenza della community, quindi il discorso è lo stesso. Quindi chiarendo un po' il discorso che fino adesso è stato confusionario, dico semplicemente questo: la community esiste, Shooter Ezio ha detto un'oggettiva cazzata, una cazzata però non nel senso che Shooter Ezio voleva mentire, ma è dovuta alla sua non conoscenza di YouTube. E come si capisce che non conosce YouTube? Guardando i suoi feed e cosa gli piace e non gli piace. Anche durante le interviste sponsorizza sempre i soliti 6 canali, il che, ripeto, non è male, è giusto. Io posso stare su YouTube e farmi le playlist musicali e seguire un solo YouTuber, legittimo, ma poi io non posso dire che non esiste una community, semplicemente la ignoro. E allora, caro shooter, prima di dire che non c'è una community, fatti un giro su YouTube, ogni tanto guardatelo un video invece di pensare solo a fare i tuoi o a guardare i soliti 6, ma questo solo se vuoi scoprire la community. Se non la puoi scoprire, hai perfettamente ragione. Io seguo, sono un grande fan del tuo canale, ti seguo anche su Vocal, nei raduni della Gentaglia, pazzesco, ma essendo tu non un dio, sei tra gli uomini come gli altri, e mentre in genere quando dai le opinioni sugli argomenti che tratti con Breaking the Italy ti vedo informato, soprattutto perché probabilmente leggi molti giornali, sto su YouTube forse non hai trovato il quotidiano adatto, e l'hai detta una scemenza. Sarei curioso di sapere a Sequenza 02 se ti faranno i conduttori la domanda, cioè se tu dici che la community non esiste perché la ignori oppure perché la conosci e il tuo punto di vista è che non esista. Sono curioso, fammi sapere.